Buongiorno a tutti quanti, qui è Alba a Corralejo, vi faccio vedere sperando di poter riposizionare il mio video. Ma guardate che cos'è questo Alba meraviglioso. Non mi vedrete tanto in chiaro perché c'è poco luce, però ci tengo di fare i nostri 5 minuti da qui. Io vivo qui e per me questo è un sogno. Ho lavorato tutta la vita per avere questo sogno. Io sono molto disciplinata, molto responsabile e molto molto determinata. Sono tre cose che non sono venuti casuali, sono venuti come un muscolo, sono diventati allenati. Allora, io quello che voglio dire, e non è mai troppo tardi per iniziare, non è mai troppo tardi per ricominciare, non è mai troppo tardi e non è neanche mai troppo presto, ok? Ciao Vale, ciao Silvia, ciao Marianna, buongiorno, vi vedo a tutti qua. Allora, siamo a 19 di 21 giorni del nostro challenge per punto vita, ok? Io ho visto le differenze dal primo giorno, diventiamo più sbasati, se lavoriamo sulle spalle possiamo avere un effetto di illusione ottica di avere punto vita anche, vedi, se lavoro le spalle punto vita sempre più magro, è la cosa importante di cominciare. Allora oggi cominciamo con un IA, con un twist, giro, con un twist, e ricordate che ogni giorno un'opportunità. Ah, cuoricini, dobbiamo fare cuoricini per voi, e mandatemi cuoricini per me, mandatemi cuoricini, buongiorno, e mi fate anche un'altra cosa, mi condividete questo video sulla vostra bacheca, vi prego, così mi aiuta a far vedere a tante persone il nostro challenge, che sono per voi, per avere un risultato, ok? Su, torsione di busto, ginocchio su. Facciamo 5 minuti, è l'alba, perché da quando ho cambiato gli orari qui alle 7 di mattina è buio pesto, ma non va bene, perché è troppo bello portare i cani fuori con questo meraviglioso panorama. Io sto facendo qui a Fuerteventura adesso dei ritiri, a maggio il ritiro è già completo, ci sarà un altro ritiro a giugno, e noi andremo a fare, oltre ovviamente sport la mattina, fluid, camminate, escursioni, andremo a scoprire l'isola. Se volete vedere o venire, e io sarei con me per 5 giorni, dove faremo relax, dove faremo mindfulness, positività, abbiamo una personal chef e dormirete nella mia villa, dove andremo proprio a ritrovarci, perché poi alla fine, ragazzi, non c'è più nulla più importante del tuo corpo, del tuo benessere psicofisico. Non è soltanto una questione di essere, quando ti dicono mens sana in corporeo sana, io penso che il corpo diventa sano quando la mente è sana, quando la mente è tranquilla, quando la mente dice sì, merito di essere più in forma, merito di avere il corpo dei miei sogni, la mia disciplina. Sono state 6 mesi dove, a causa di sonno errato per lavoro, ho dovuto dormire male per lavoro, ho visto il mio fisico letteralmente sgretolare, così, quali sono, anche dal punto di vista, voglio parlare con le mie amiche di menopausa, sono molto fissata con questo concetto del menopausa, quando entriamo in menopausa, la terza fase della nostra vita, fa parte della vita, la menopausa fa parte della vita, non dobbiamo né vergognarci né preoccuparci della menopausa, ma dobbiamo assolutamente lottare per avere di più del nostro corpo, dobbiamo lottare per prendere il nostro tempo, la prima parte del nostro tempo come obbligo, come lavoro, dovrebbe essere un po' di sport. Questo sport può essere 30 minuti, 20 minuti, 20-30 minuti sarebbe quello che consiglia la World Organization of Health, ok? L'Organizzazione Mondiale della Salute, OMS, ci chiede di fare almeno 30 minuti di sport al giorno. E questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Poi dobbiamo trovare un hobby, dobbiamo trovare qualcosa che ci reca felicità. A me mi reca felicità stare in questi luoghi che sono calmi, in pace, la gente ti saluta qua, dice buongiorno e tu rispondi buongiorno, come va, ti fermi. A me piace questi ritmi più lenti, poi mi piace surfare, dopo andrò anche a surfare. E io sto conquistando la mia felicità qui. Io sono lontano qui dal mondo classico, sono lontano da tutto quello che è una cosa che una volta nella mia vita la volevo, no? Volevo la televisione, volevo questo, volevo quest'altro, per carità, tuttora lavoro in televisione, ma adesso
al 55 anni quello che voglio è la pace. Voglio la pace, voglio la salute, voglio risultati e altre cose, che voglio aiutare gli altri a vivere bene. Questa per me è una missione, aiutare le persone attraverso lo sport, attraverso positività, attraverso digiuno intermittenza, dormire bene, integrazione, vivere bene, perché poi alla fine ci si rimette la tua di salute. E io non è scientificamente provato che se ti muovi sarai più in salute, punto, in tutti e per tutti, contro il diabete, contro l'Alzheimer, contro problemi cardiovascolari, contro problemi metabolici, contro depressione, il miglior rimedio dalla partenza, perché ovviamente c'è tante cose che vanno insieme, ma la partenza deve essere lo sport, e non deve essere sport aggressivo, perché lo sport aggressivo ti aumenta il cortisolo, ragazzi. Deve essere uno sport calmo, tranquillo, giusto per il tuo corpo, giusto per le tue articolazioni. E se sei in menopausa, quello che voglio dirvi a tutti quanti è di trovare questo spazio giornaliero per te. Per me è la mattina, mi sveglio presto, porto fuori i cani, Alessandro è già tornato con i cani, e poi mi faccio il mio sport. Quando il mio sport è finito, faccio il lavoro, faccio la faccenda di casa, oggi devo dipingere delle sedie, oggi devo dipingere perché qui il sole di Fuerteventura consuma tutto, i colori, i palazzi, l'intonico, qualunque cosa. Qui c'è molto mantenimento quando vivi al mare. Guardate la luna, prendiamo la luna, ciao, preso la luna nella mano. E per il resto, ragazzi, amatevi attraverso lo sport e poi cercate di stare bene tra te e te, non guardare, non cercare la felicità al di fuori di te. Io sono convinta, se cominci a fare sport, tu comincerai a essere orgoglioso di te stesso, orgoglioso dei tuoi progressi. E se volete provare, provate Fluid. La mia tecnica Fluid è calistenico total body alla rassegna della ricerca di forza. Ti aiuta con i muscoli dell'applauso, ti aiuta con la pancia, ma senza aumentare il cortisolo. Questo è importante, perché il cortisolo è quello che ci gonfia la pancia, ci riduce la qualità del sonno e ti abbassa, cioè ti aumenta la quantità di grasso consumando i muscoli. Anche no. Così io vi invito a tutti quanti di amarvi attraverso lo sport, amarvi attraverso quotidiane pillole di sport. E per il resto, ragazzi, spero che volete venire a fare i ritiri con me qui alle mie isole, perché cominciamo con Fuerteventura. Questa è quella che sento sarà la mia nuova missione, e riportare la gente in contatto con la natura. Io adoro il giardinaggio, adoro camminare nel mezzo del nulla, adoro andare in bici, tantissimo in bici, e noi faremo queste insieme sui miei ritiri, e poi parleremo di positività. Okay. Vi auguro una giornata meravigliosa. Se vi piacciono questi video, per favore condividili, e buonissimo alba da Coraleo. Un bacio dalla Gigi.